Sono con lo chef Mauro Verginella, Hotel Marea di Grado, nella cucina del ristorante. Siamo proprio sulla diga di Grado con una vista spettacolare sul mare e oggi ci accompagnerà lo chef Mauro nella realizzazione di una ricetta tipica. Essendo a Grado non potremmo che fare il pesce. Che cosa ci prepara, chef? Oggi presentiamo un tipico piatto gradese che è il boretto di pesce misto. Bene, adesso andiamo a vedere gli ingredienti che andranno a comporre questa ricetta. Cominciamo dal pesce, chef. Abbiamo scelto dell'anguilla, del rombo, del cefalo e dell'asiao spinarolo, tutto pesce nostrano. Per comporre questo piatto andremo a usare, si vede, dell'olio di semi, dell'aglio, del sale grosso, del pepe nero macinato, dell'aceto bianco e poi il piatto sarà accompagnato con della polenta bianca. Il Benissimo, il primo passaggio primo qual è? passaggio, dobbiamo far rosolare l'aglio in una casseruola al dente fino quasi ad annerirlo. Frattempo, in una casseruola con dell'acqua salata andremo a cuocere la polenta. Benissimo. Quando l'aglio è ben rosolato, lo togliamo, andiamo a inserire il pesce tagliato e ben asciugato. Andremo a condirlo. Quanto tempo lo teniamo in Del padella? sale grosso, adesso si rosola bene da una parte, qualche minuto da una parte, qualche minuto dall'altra. Abbondante pepe nero. Quando si rosola lo giriamo. Quando è ben rosolato da tutte e due le parti, pepe che questo piatto richiede, mettiamo tutti alla polenta che non Si va con raggruni. le sue, non faccia i grumi, e la mescoliamo. Adesso quando il pesce è rosolato ci mettiamo l'aceto bianco, Questo si che fa evaporare, caratteristica che conferisce? caratteristica di astringere la polpa del pesce. Essendo l'acidità fa restringere la polpa e la rende più, diciamo, non si sfalda, fa Più sì che la polpa compatta. si compatta. Quando l'aceto sarà evaporato, bagna fino a coprire il pesce con dell'acqua bollente, porta a cottura per 5 minuti circa, a seconda dello spessore dei tranchi delle pecore. Lamento, Sì, la cottura è polenta, ultimata e adesso. cottura, la cottura della polenta è ultimata, mettiamo un bel cucchiaione. La cottura del boretto è anche ultimata, che come vedete ha raggiunto la sua densità come salsa. Si adagia il pesce nel piatto, ci si aggiunge il proprio sugo che risulterà bello denso. Ci aggiungiamo un po' di polvere nera o pepe e serviamo. Chef, lo faccio vedere a favore di camera bene perché merita di essere visto. Eccolo qui, questo è il Sembra nostro il risultato sugo. finale ed è, ce lo teniamo un attimo, ed è, dicevamo, uno dei Un piatti piatto tipici tradizionale della cucina gradese. gradese. E questa è la proposta del ristorante Marea di Grado.